lascia questa palla in gioco, non è una cosa perché per 10 euro, per 20 euro, ammazzata. Aveva mascherato l'omicidio della compagna a cui aveva dato fuoco da incidente domestico, ma le indagini della polizia del commissariato di Pachino e le intercettazioni che avete sentito lo hanno inchiodato. Sebastiano Iemmolo, 36 anni, precedenti penali per truffa e ricettazione, è stato arrestato per aver ucciso a Rosolini, in provincia di Siracusa, la compagna Laura Pirri, 31 anni, al culmine di una lite scatenata dal rifiuto dell'uomo di dare alla compagna 20 euro per il pranzo del figlio. In un impeto di bestiale violenza, l'uomo, davanti agli occhi del figlioletto, aveva scagliato a terra la donna e poi le aveva dato fuoco usando una bomboletta di gas da campeggio. Ricoverata con ustioni in tutto il corpo, il 7 marzo al civico di Palermo, Laura Pirri era morta dopo 18 giorni di agonia. Per cercare di mascherare il femminicidio, l'uomo consegnò agli inquirenti una bomboletta da campeggio bruciata per far sembrare tutto un incidente, uno scoppio improvviso. La dinamica però non aveva convinto del tutto gli investigatori, coordinati dalla procura di Siracusa. Era l'epilogo di una serie di violenze nel rapporto di coppia che insomma era stato costellato da maltrattamenti, da varie vessazioni. La svolta nelle indagini poche settimane dopo la morte di Laura Pirri, grazie alle intercettazioni ambientali e alle parole del bambino che aveva assistito all'omicidio e più volte maltrattato dal padre. Ora Iemmolo è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato da futili motivi.